siccome si chiama Festa della Storia, vogliamo proprio iniziare in modo festoso, rivolgendoci ai ragazzi con un linguaggio che è nato proprio tra i giovani, un flash mob. Abbiamo scelto proprio questo luogo, Piazzale della Pace, e abbiamo alle spalle la pilotta che ancora reca i segni, le ferite della Seconda Guerra Mondiale per riflettere. Quindi la storia non va solo ricordata, ma deve essere anche un'occasione per riflettere. La guerra, distruzione, dolore, sofferenza, ma poi deve arrivare la pace. Ecco quindi il contenuto del nostro messaggio. Cercare di ricostruire la capacità di dialogare, l'unico modo, l'unica via per superare i conflitti, di qualsiasi genere essi siano. Il flash mob è preceduto dalla lettura di una poesia di una ragazzina israeliana di 12 anni che ha scritto una poesia, ho dipinto la pace, il colore inteso come espressione di vita, quindi un'esplosione di colori. Ora legge Lisa. Avevo una scatola di colori brillanti, decisi, vivi. Avevo una scatola di colori, alcuni caldi, altri molto freddi. Non avevo il rosso per il sangue dei feriti. Non avevo il nero per il pianto degli orfani. Non avevo il bianco per le mani e il volto dei morti. Non avevo il giallo per la sabbia ardente, ma avevo l'arancio per la gioia della vita e il verde per i germogli e i nidi. Il celeste, dei chiari cieli splendenti, e rosa, per i sogni a riposo. Mi sono seduta e ho dipinto la pace. Yeah.
interrompiamo le trasmissioni per comunicarvi una notizia straordinaria. Le forze armate tedesche si sono arrese agli angloamericani. La guerra è finita. Ripeto, la guerra è finita.